Salve a tutti, in questo video potete ascoltare la favola di Netanocchio. Il primo ministro israeliano è a briglie sciolte. I media dominanti narrano scenari poco credibili. Orsini invece fa un'osservazione e un'analisi completamente diversa. Lasciate un bel like per sostenere questo tipo di format e se vi fa piacere iscrivetevi al canale per supportarci. Buona visione. Quello che è certo è che la dichiarazione di Hamas arriva dopo la telefonata Biden-Netanyahu che c'è stata nel pomeriggio e dopo il tour di Burns, che è il direttore della CIA, che è stato per due giorni al Cairo, un giorno a Doha e poi è arrivato qui a Gerusalemme. A Rafah si era pronti, come dicevi giustamente, a una invasione via terra. In realtà l'esercito aveva detto questa mattina che iniziava ed è iniziata un'operazione militare limitata. E certo, è quello che Netanyahu non vuole, quindi sicuramente sono rimasta colpita dall'esplosione di gioia che c'è a Gaza, perché la gente spera finalmente di cessazione di questo bagno di sangue. Qual è la sua opinione, professore? Io sono molto pessimista sulla possibilità di un accordo, e che Netanyahu è molto determinato a entrare a Rafah. Ricordiamo che ieri sera il gabinetto di guerra ha approvato all'unanimità lo sfondamento a Rafah e poi le circostanze internazionali purtroppo sono particolarmente favorevoli per Netanyahu, in primo luogo perché in Ucraina tutto sta precipitando, quindi nel volgere di poco tempo l'Ucraina dovrebbe assorbire completamente le attenzioni dei media, o quasi completamente l'attenzione dei media occidentali e non soltanto. E la seconda ragione è che Netanyahu è molto preoccupato perché si sta creando una grande solidarietà internazionale intorno ai palestinesi e sono sempre più numerosi i governi che invocano uno Stato per i palestinesi. Quindi l'obiettivo di Netanyahu non è sconfiggere Hamas, questo è quello che noi ripetiamo di continuo, ma è sbagliato, perché questo è un obiettivo che Netanyahu non può raggiungere. L'obiettivo di Netanyahu è distruggere il popolo palestinese affinché, una volta terminata questa guerra, il popolo palestinese debba concentrarsi sulla ricostruzione delle case, delle moschee, delle scuole, e non sulla costruzione di uno Stato sovrano e indipendente. Perciò la distruzione completa, la distruzione completa del popolo palestinese, per distruzione completa intendo distruggere il 100% delle loro case. Finora Israele ha distrutto circa l'80% delle abitazioni dei palestinesi nella striscia di Gaza. Quando Israele avrà distrutto il 100% delle case, tutte le moschee, ricordiamo che tutti gli ospedali sono stati distrutti, almeno 27 ospedali, e i palestinesi, l'ultima preoccupazione dei palestinesi sarà la costruzione di uno Stato sovrano e indipendente. Quindi mi scusi professore, ma quindi per semplificare, lei non crede, diciamo, che ci sia questo accordo che potrebbe almeno temporaneamente concedere una tregua di 40 giorni, però, quindi una tregua lunga degli scontri e dei bombardamenti che stanno investendo Rafah, perché lei dice comunque Netanyahu vuole entrare. Questo è il suo... interpreto bene il suo pensiero? Netanyahu vuole entrare, ma poi c'è un problema, che Hamas ha approvato un accordo che io non credo Israele possa avere mai nemmeno lontanamente concepito, perché di fatto queste tre fasi, ognuna delle quali di 42 giorni, è la sconfitta di Israele, cioè la fine della guerra, perché se lei guarda come sono organizzate queste tre fasi, sostanzialmente è la fine di tutto, cioè la fine della guerra, Israele si ritira completamente, questo è l'accordo che Hamas ha approvato, soprattutto il secondo punto, la striscia di Gaza. No, ma c'è anche il terzo punto, perché il terzo punto prevede addirittura il ritiro del blocco su Gaza, quindi non soltanto il ritiro completo dell'esercito israeliano, ma addirittura... Ecco, allora, no, siccome vedo Elia... Ecco, siccome la Berlinguer taglia meglio di qualsiasi lama, Orsini conclude la sua tesi nel suo monologo, abbiamo sintetizzato il punto per voi. La mia tesi è questa: non è vero che Israele voglia entrare a Rafah per distruggere Hamas. Israele vuole distruggere il popolo palestinese, perché quando questa guerra sarà terminata, il popolo palestinese sarà costretto a concentrarsi su una nuova scala di priorità. Non sarà più prioritario per il popolo palestinese l'edificazione, la costruzione di uno Stato palestinese. Sarà prioritario trovare acqua, cibo, vestiti, un rifugio, ricostruire le scuole, ricostruire gli ospedali, ricostruire il sistema idrico e così via. I palestinesi, terminata la guerra, sperando che abbia fine, diranno: in questo momento l'ultima
delle nostre preoccupazioni è la costruzione di uno Stato nazionale. Ricordiamo infatti che l'obiettivo fondamentale di Netanyahu non è la distruzione di Hamas. L'obiettivo fondamentale di Netanyahu, l'obiettivo cui Netanyahu ha dedicato la propria intera esistenza, è impedire che nasca uno Stato palestinese. Quello che conta davvero è ciò che può tagliare la nostra pelle. E ciò che può ferirci, ciò che può farci del male, è la realtà della vita quotidiana. I palestinesi oggi sono costretti a confrontarsi con i problemi pratici e impellenti della realtà della vita quotidiana. Ma se ci pensi, nei bombardamenti di Gaza è già morta più gente che nel bombardamento di Dresda. Ora, il bombardamento di Dresda della Seconda Guerra Mondiale è uno di quei momenti in cui faticosamente noi abbiamo preso coscienza che anche chi stava dalla parte giusta nella Seconda Guerra Mondiale ha commesso però dei crimini, delle atrocità. Attualmente stiamo approfondendo l'analisi dei movimenti europei. Tuttavia, ci troviamo di fronte a una realtà preoccupante. Le dinamiche interne sembrano essere tanto disfunzionali quanto un giocatore patologico, intento a scommettere su un gioco senza speranza di vittoria. Il focus rimane sulla questione dell'Ucraina e sulla formazione di una coalizione europea per contrastare l'influenza russa. Queste stesse motivazioni hanno alimentato il conflitto guidato da Putin e rischiano di trascinarci tutti verso l'abisso, in una guerra sulla bocca di tutti, ma che nessuno vorrebbe. Grazie e al prossimo episodio.